driving in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken eyes. Fiery throngs of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Cold as a stone, rich as a fool, it turned all those good hearts away. Dunque, chi di voi è Pitts? Molto bene. Vuole aprire il suo libro a pagina 503? Legga la prima strofa della poesia che ci trova. O vergine, cogli l'attimo che fugge. Sì, proprio quella. È appropriata, no? Cogli la rosa quando è il momento, che il tempo, lo sai, vola. E lo stesso fiore che sboccia oggi, domani appassirà. Grazie mille, Pitts. Cogli la rosa quando è il momento. In latino si dice invece carpe diem. Chi lo sa che cosa significa? Carpe diem. Cioè, cogli l'attimo. Molto bene, signor. Mix. Mix. Mi ricorderò il suo nome. Perché il poeta usa questi versi? Perché siamo cibo per i vermi, ragazzi. Perché, strano a dirsi, ognuno di noi in questa stanza un giorno smetterà di respirare, diventerà freddo e morirà. Adesso avvicinatevi tutti e guardate questi visi del passato. Non sono molto diversi da voi, vero? Stesso taglio di capelli, pieni di ormoni, come voi, invincibili, come vi sentite voi. Il mondo è la loro ostrica. Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale? Perché vedete, questi ragazzi ora sono concime per i fiori.
Posso entrare? Se fletti i legamenti mediali e collaterali e metti un astragalo davanti all'altro, non dovresti avere problemi. Certo, se un giornale riportasse questo evento, il titolo sarebbe "Microcefalo entra in una camera". Le dita, qual è la risposta? Oh, sei un altro di quei brillanti giovani che sanno sempre la risposta giusta, eh? Benvenuto nella vita reale. Quante ne vedi? Sono quattro dita, Arthur. No, 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 guarda me. Cosa? Ti stai concentrando sul problema. Se ti concentri sul problema, non vedrai la soluzione. Mai concentrarsi sul problema. Guarda me. Quante ne vedi? No, guarda oltre le tue dita. Quante ne vedi? Otto. Sì, sì. Otto è una buona risposta. Sì, vedi quello che nessun altro vede. Vedi quello che tutti gli altri scelgono di non vedere. Senza paura, conformismo o pigrizia. Vedi il mondo intero come nuovo. Ogni giorno. Beh, la verità è che sei sulla strada giusta. Se tu non avessi visto qualcosa in più di un vecchio pazzo scorbutico, non saresti mai venuto qui. Cosa vedi quando guardi me, Arthur? Hai rappezzato il mio bicchiere. Ci si rivede in giro. Peggio.